Eccoci qui. Buon mercoledì. Sì, e che giorno? C'è un'aria friccinella. Mica solo buon mercoledì. In studio. 8 sarà la festa marzo. Delle donne, non lo so, ma sento un'aria molto molto 8 vivace. 8 marzo, devi dire qualcosa però di più. Però oggi, Gabriella, e tu di numeri te ne intendi, sì, esatto. Partiamo proprio da lì. Anzi, facciamo una cosa, li mettiamo in fila. Mettiamoli in fila, per dai. Capire la gravità della situazione che l'Italia sta vivendo. La prendiamo alla larga, diciamo così. Partiamo dal 1916. Per gli effetti della prima guerra mondiale nel nostro paese si registrò una gravissima riduzione delle nascite, solo 670.000 nuovi nati. Andiamo un po' più lì, un po' più là, siamo nel 1945, anche in questo caso il paese naturalmente subisce le conseguenze di un'altra guerra mondiale, la seconda. In quell'anno i bambini nati in Italia sono stati 821.000. Proprio così, Massimiliano, le conseguenze nefaste della crisi economica, la povertà con cui l'Italia dovette fare i conti alla fine delle guerre mondiali ha prodotto degli indici di natalità molto bassi, assai preoccupanti. E tuttavia poi l'Italia si è ripresa, arriva il boom economico e nel 1965 si registra, con anche la mortalità infantile che calava, insomma un record assoluto. È il 1965 appunto quando in Italia vengono alla luce 1.335.000 bambini. Arriviamo all'oggi, corriamo verso l'oggi, i numeri, le cifre sono state diffuse dall'Istat qualche giorno fa, hanno fatto molto discutere perché fotografano un record negativo assoluto per il nostro paese. Nel 2016 sono nati soltanto 474.000 bambini, quindi il più basso indice di natalità per l'Italia. Ed è importante chiarire, leggere un po' questo dato, perché vuol dire, rispetto a quelle cifre che tu davi, Massimiliano, che nel 2016 sono nati 200.000 bambini in meno rispetto al periodo della Prima Guerra Mondiale, addirittura la metà rispetto a quelli nati subito dopo la Seconda. E insomma, avete visto, mettendo i numeri in fila si capisce appunto che si tratta di una situazione davvero molto molto complessa, perché se da un lato c'è il calo, anzi un calo netto, no, delle nascite, dall'altra parte c'è il boom degli anziani, e questa, come dire, è una buona notizia, per carità, soltanto che poi c'è lo Stato che non è capace di garantire quei servizi e quell'assistenza necessaria a chi appunto avanza con gli anni. Allora, di questa contrapposizione vogliamo parlare con gli ospiti che abbiamo in studio. Li presentiamo? Eccoli, presentiamoli. Mi dai l'autorizzazione? Ti do il permesso, oggi tutte le autorizzazioni appunto passano dalle donne. Bentornato a Gigi De Palo, presidente del Forum delle associazioni familiari. Grazie. Ben arrivato, Gigi. E grazie a Enzo Costa, presidente dell'AUSER, grazie, l'associazione per l'invecchiamento attivo. Grazie. Grazie su Alessandra Smerilli, docente della Pontificia Facoltà di Scienze dell'Educazione Auxilium qui a Roma. E un grazie, grazie anche al collega Tetsuro Akanegakubo. Ce l'hai fatta, è riuscito. Ero preoccupatissimo, Tetsuro, molto preoccupato. Ansia da prestazione. Ma perché abbiamo invitato Tetsuro? Adesso l'abbiamo invitato perché il Giappone, insieme alla Germania e all'Italia, detiene la palma della nazione con più over 65. Addirittura il Giappone over 75. Non vi fermate mai? Io ho 78 anni. 78 anni. Complimenti. Quindi, poi su questo dato, Tetsuro, dobbiamo tornare dopo. Ho visto un dettaglio assegnato. Arrivarci così. E grazie anche a una mamma, anzi una super mamma, le si chiama Cristina Bazzani, che anche, e lo scopriremo tra poco, una mamma in controtendenza, e lo capiremo il perché. Allora, Gabriella. Partiamo solo, Alessandra, da quelle cifre che, fatte naturalmente le dovute distinzioni di periodo storico, di contesto, non possono ricadere nel vuoto, non possono soprattutto oggi che è l'8 marzo, perché da donna io in quei dati leggo un allarme, cioè leggo una sorta di mancanza di fiducia nell'avvenire. Mancanza di fiducia e mancanza di speranza, e quello che colpisce è però che in tutte le interviste, in tutte le indagini emerge che c'è desiderio di far figli. Al primo posto nelle speranze e le attese dei giovani c'è potersi sposare, avere una famiglia e avere dei figli. Evidentemente c'è qualcosa nei meccanismi che si inceppa, per cui i giovani non riescono a dar seguito a questi sogni, a poterli coronare. Ci sono tanti così ostacoli, tanto. Esatto, perché l'età sia in cui si comincia ad avere un lavoro stabile, sia in cui si riesce appunto a poter pensare e
programmare una vita non solo di coppia ma di famiglia sta avanzando sempre di più. Questo vuol dire che diminuisce anche la possibilità e anche la fertilità, e tutto questo genera un cortocircuito. E quello che spaventa però di questi dati, e noi penso la Chiesa è stata sempre in prima linea nel far presente questo disagio, spaventa che oggi siamo in una situazione in cui se anche tutte le mamme, tutte le donne in età da poter avere figli cominciassero subito, non abbiamo abbastanza donne per invertire la tendenza a breve. Quindi si è innescato già un circolo vizioso. Adesso Gigi, tra pochissimo cercheremo di capire quanti e quali sono i motivi, perché sono di ordine anche diverso, per cui ci sono sempre più culle vuote. Però quello che si intravede anche in questi dati Istat, e questa in un certo senso è una novità già da diversi anni, ma insomma ora si evince con chiarezza, è una minore propensione dei cittadini emigrati, che sono sempre stati un po' i picchi più vitali della nostra società, a far figli. Gioco forza, venendo in un paese che investe zero su questo tipo di politiche, automaticamente ci si abitua alla tendenza del paese. La cosa che diceva Sor Alessandra è preoccupante, perché viene definita trappola demografica, cioè non se ne può uscire se non attraverso delle misure che non facciamo. Quindi, ci vorrà del tempo, tra l'altro. Ma non solo, io sono convinto, scommetto con chiunque qui in questa sala, che noi il prossimo anno saremo qui a commentare dei dati ancora peggiori rispetto a quelli per di quest'anno. Per il momento terza edizione sta succedendo. Speriamo. Ma non ho alcun dubbio che avverrà così, tendenza. Perché non si sta facendo nulla e queste politiche devono essere attuate nel medio-lungo periodo, quindi gioco forza andrà così. Intanto anche grazie alla medicina che avanza, che come dire garantisce una qualità di vita migliore, e questo paese invecchia, vero Costa? Ne abbiamo parlato, sì, in questa trasmissione. Addirittura nel 2050 gli anziani in Italia saranno il 34,3% della popolazione. 21 milioni di persone. 21 milioni di non persone. Non di anziani, di persone. Di persone. Sì. Questo è un bene, naturalmente, però crea dei problemi inevitabilmente. Ma se non nascono più dei giovani, se non c'è più occupazione, agli anziani la pensione chi la paga? Ecco, bravissimo. Allora, questo è un paese che invecchia, ma questo è un mondo che invecchia, perché noi abbiamo toccato il primato, ma l'invecchiamento della popolazione riguarda tutti. Riguarda tutti proprio perché questo mondo è cambiato. C'è bisogno di un paradigma, che vuol dire modello diverso, ma proprio per affrontare il modo di vivere. Prima è stato detto, i giovani non gli dai una prospettiva seria. Noi viaggiamo col 40% di tasso di disoccupazione giovanile, nel silenzio generale, ma proprio nella sordità. Beh, qualche voce si sta levando, aggiungo io, in alcune regioni del paese in particolare, no? Penso al sud, però quello è il dato medio. Il tasso al sud è andiamo anche al 50, quello è il dato medio. Contemporaneamente questo paese invecchia. Questo paese ha già oggi 13 milioni di over 65, ha qualche politica per delle persone che hanno mediamente lasciato il lavoro e sono ancora persone attive, che possono essere ancora utili e vogliono essere utili a se stessi e alla società. Non ha nessuna politica. Noi stiamo chiedendo una legge per esempio sull'invecchiamento attivo. Cos'è una legge sull'invecchiamento attivo? La possibilità di fare in modo che le persone continuino a sentirsi ancora parte integrante di una comunità, per cui utili, possono fare lavori di utilità sociale, possono fare quelle cose che non hanno fatto in gioventù, per esempio approfondire culturalmente un qualcosa, essere ancora considerate parte Nessuna integrante risposta di una comunità. Su questi temi c'è una proposta di legge che da un anno adesso è in discussione, c'ha le audizioni in commissione. Noi abbiamo un sistema legislativo che è terribile, cioè da quando uno identifica un bisogno a quando passano mesi, anni. E poi se cambia la legislatura sulle pensioni, c'è questo rischio? Sulle pensioni il rischio è palese, cioè se non c'è una generazione che diventa produttore di reddito, per cui incrementa le casse pubbliche, le pensioni arriveranno. Voi prima avete dato dei dati,
C'è un dato che deve far riflettere, quello dei baby boom, il 65. Sì. Il dato dei baby boom tra un po' diventerà il dato boom degli anziani, perché tutta quella fascia diventerà anziana. Inevitabilmente è così. Inevitabilmente è così, e in un certo senso, insomma, suora Alessandra ce lo faceva già intravedere tutto questo. Dicevamo, questo è un tema complesso, perché da un lato quello che ci raccontava Costa identifica culle vuote, dall'altro un welfare destinato al collasso che già, insomma, dà segni evidenti di cedimento. Leggendo questo articolo della Stampa, insomma, per la verità apparentemente un po' datato, l'allarme c'è in quel titolo: l'anno zero delle pensioni il 2030, quando gli assegni saranno a rischio. Certo che non a caso, io vorrei chiederle se secondo lei, anche da economista, suora Alessandra, questa è una previsione attendibile. È una previsione attendibile, anche se ci si divide se l'anno è l'anno il 2030 o sarà un po' più in là, però sicuramente strutturalmente ci sono problemi. In questo senso qualcosa già si sta muovendo, perché il sistema, per come è fatto, non è sostenibile, e quindi bisognerà andare a cercare delle forme diverse per mettere insieme lavoro e cura. E anche le forme della cura, pensando all'assistenza agli anziani, perché c'è tutto il tema dell'invecchiamento attivo e di tutto quello dell'anziano come risorsa, ma c'è anche il tema poi dell'accudimento e della cura. Poi su questo le chiederò qualcosa, perché so che c'è un pensiero che le è molto caro, un pensiero che si sta diffondendo come una sorta di modello che arriva dal Canada, ma tornando all'oggi invece, per esempio, si sta muovendo, e dal Jobs Act alle ultime due leggi di stabilità si muove qualcosa a livello di welfare aziendale, per cui c'è una defiscalizzazione abbastanza intensa su temi di welfare, in particolare per la cura dei bambini e degli anziani, cioè dei familiari dei lavoratori. Gli imprenditori cominciano a capire che su questo tema ci si sta muovendo, e quindi alcune logiche di welfare aziendale si stanno... La possibilità, per esempio, più volte vi ho parlato di donare le ferie, insomma, anche quello fa donare parte le ferie dello... oppure le spese che si sostengono per la cura possono essere detratte, esatto. Ma vediamo un po' in Giappone come se la cavano, Tetsuro. Sì, ma lì avete il problema delle pensioni? Sì, certamente sì, ma adesso il Giappone è 65 anni che va in pensione, ma il Giappone è forse un po' diverso dall'Italia, in quanto i giapponesi, anche noi anziani, vogliono continuare a lavorare, quindi adesso sta cercando di fare lavorare magari fino a 75 anni. So, 10 anni di allungamento dell'età lavorativa è un bel salto. Non dire anziani, ma io penso che 50 anni fa, 60 anni è già anziano, ma oggi 70 anni non è tanto anziano. No, ma si figura, no, quindi, io e Gabriella vogliamo arrivare alla 35esima edizione, siamo noi. Ossia governo che l'azienda sono costretti a trovare il sistema di fare lavorare anche anziani, in quanto in Giappone attualmente c'è piena occupazione, quindi occorrono anche manodopera dei anziani. Appunto, qui ci sono due aspetti, diciamo. Da un lato è bello sentirsi riconosciuti come ancora attivi, dall'altra questo Ma che tipi di lavoro fanno gli anziani lì in Giappone? Allora, una parte fa quel lavoro che continua, magari riducendo giorni e orari di lavoro, continuando quel lavoro, quindi guadagnando di meno, ma una parte viene coperta dalla pensione, poi continua a pagare anche come fosse in Giappone a 70 anni, perché una parte prende ma restituisce con tassa eccetera che paga, e quindi quel modo là. Poi l'altro, ci sono anziani che fanno guidare pulmino per portare alla scuola, asilo nido ai bambini. Quindi lavori socialmente utili, questo ci piace. Sì, sì, sono pagati. No, ma c'è la piena occupazione, cioè tutti lavorano in Giappone. Neanche un disoccupato. No, attualmente 3% di disoccupazione. Magari, e quindi, allora, magari no, forse. Per questo, sì, la offerta di lavoro, richiesta di lavoro, meno dell'offerta di lavoro, quindi
aziende sono, si trova in difficoltà. Come capite, insomma, una situazione ben diversa dalla nostra. Allora, prima di far intervenire la nostra supermamma, perché di supermamma si tratta e poi capirete anche perché, vogliamo coinvolgervi, vogliamo sentire, insomma, le vostre storie, le vostre opinioni, raccogliere le vostre domande. Simone. Sì, oggi vogliamo sapere le vostre opinioni sul futuro dell'Italia. Secondo voi il nostro è un paese inadatto ai nuovi bambini e poi gli anziani come vengono assistiti? Insomma, c'è la giusta attenzione agli alle esigenze dei nostri nonni? Fatecelo sapere. 800 22 88 96, questo è il numero da chiamare per lasciare un messaggio in segreteria. Oppure, se volete, c'è sempre la nostra mail, che è siamonoi@tv2000.it. Potete scrivere un commento sulla nostra pagina Facebook o mandare un tweet a @siamonoiTV2000. Vi aspettiamo. Bene, Simone, quando farà un figlio, Simone, secondo te, Gabriella? Ma intanto fallo sposare, fidanzare. Non sappiamo neanche se. Non sappiamo neppure se è ufficialmente fidanzato. So che tu ti vuoi fare gli affari suoi, ma non ce lo dice. Però qualche consiglio la supermamma può offrirlo, perché lei di paure non ne ha avute, non ne ha avuta nessuna. Beh, le paure... lei, quanti figli ha? 8. 8. 4 maschi e 4 femmine. Nello studio. 8 figli. 8. Ci vuole una certa dose di incoscienza in questo paese per fare 8 figli, perché in questo momento storico, sì, questa è una foto un po' datata, però purtroppo non siamo più riusciti. Ma lei non li sbaglia mai, no? No, e beh sì, sempre, come no, certo, li sbaglio in primi, soprattutto con i maschi, prima di arrivare al nome di quello che devo chiamare ne chiamo almeno altri 3. È stato battuto persino il nostro Gigi De Palo. Sì, sì, oh, sì. Lui è ancora sulla strada, io ormai direi che basta, ecco. Ecco, io non vorrei essere scortese, sì, nel giorno, certo, delle donne, ma lei quanti anni ha? Io ne ho 56. Complimenti. E ho avuto la prima figlia a 24 e l'ultima a 42. Credo che veramente oggi qui in Italia le persone hanno paura, perché il dato chiaro è che le donne, le famiglie, vogliono almeno 2 figli, cosa che in realtà poi nella pratica non c'è. Abbiamo. Quindi se questo dato di desiderio, questo desiderio delle donne in realtà non viene assolutamente esaudito, non è perché le donne dicono una cosa e poi ne fanno un'altra, in realtà si scontrano con quella che è la realtà oggettiva di un paese che alla nascita del terzo figlio, ed è accertato, inizia a intraprendere un percorso, quella famiglia, di povertà. Perché anche le famiglie più benestanti. Il nostro Gigi De Palo, tu ti sei fatto di conto? No, io prendevo 10 in matematica, sì, quindi ho subito. La modestia caratterizza il nostro figlio. Allora, lei ha 56 anni, il primo figlio l'ho avuto a 24, vuol dire che il suo figlio più grande ha 32 anni. La mia figlia più grande, la figlia più grande ha 32 anni. Sì. Sono un mostro in matematica, bravo, ancora, è recidivo. Allora, poi su Alessandra lo manderemo a un corso di umiltà, cioè vediamo se c'è di formazione. Allora, definire una mosca bianca, insomma, è perfino poco. Abbiamo detto 4 maschi, 4 femmine, insomma, 4 maschi e 4 femmine, 32 si va fino ai 14. E non è stato facile, perché lei non ha mai smesso di lavorare. Che lavoro fa e soprattutto chi vi ha aiutato? Chi ha aiutato lei e suo marito? Perché insomma, anche se vi siete aiutati reciprocamente, evidentemente non può essere sufficiente. In queste foto vedo suo marito distrutto, però lo vedo. Sì. Cioè, lei è sempre vispa, ma no. No, mio marito, vabbè, è distrutto sicuramente, ma dal punto di vista logistico, perché lui che si occupa più dei figli, cioè li prende, li porta, va a parlare con, ecco, le scuole. Ma perché lei che cosa fa? Io faccio l'educatrice, lavoro al nido, ho sempre amato quindi i bambini, per cui forse questo mi ha aiutato, no? Anche a fare una scelta di questo tipo. C'è da dire però che effettivamente il fatto che mio marito facesse un lavoro saltuario, da un certo punto di vista è stato utile, perché i figli ha potuto gestirli forse più di quanto non li potessi gestire io, o comunque insieme. Dal punto di vista, diciamo, dell'economia familiare, quindi parliamo dei soldi, in realtà senza uno stipendio fisso che era il mio, non ce l'avreste tutti i mesi, mai. Non ce l'avremmo mai però fatta. Però c'erano i nonni vi hanno aiutato? Allora, i nonni ci hanno aiutato e ci aiutano tuttora, se anche vogliamo parlare a livello, certo, quando ci sono delle spese impreviste che non riusciamo a sostenere, inevitabilmente dobbiamo andare a batter cassa, e questo secondo me è una cosa molto grave, perché se bisogna andare a chiedere aiuto ai genitori
genitori, vuol dire che effettivamente questo paese non... E non è solo la vostra condizione di genitori con 8 figli, perché le assicuro che insomma questo aiuto viene chiesto anche l'aiuto invece diciamo operativo l'abbiamo avuto con i primi figli, perché noi abitavamo a Torino, i nonni erano abitavano vicino a noi, quindi ci hanno aiutato. Poi noi ci siamo trasferiti, per cui abbiamo portato via i nostri figli e a quel punto abbiamo dovuto arrangiarci da soli. È diventato ancora più complicato. Signora Bazzani, ma i suoi figli più grandi oggi che cosa fanno? Sono a casa? Allora no, la più grande non è più a casa, vive fuori di casa, ormai è andata a vivere per conto suo, ormai da 6-7 anni, molto... Beh, le donne sono oggettivamente più... Una marcia. Esatto. No, questa cosa non la capisco. Oggi lo ripeteremo costantemente. Il secondo ha 27 anni e continua a stare a casa, ma perché non riesce a trovare un'occupazione sicura? Ecco, mettiamola pure in questi termini. Hanno contratti, quando ce l'hanno, dei contratti di formazione, hanno dei contratti che sono sempre a tempo e quindi forse nel pensiero italiano, no? C'è proprio questo fatto di non sentirsi sicuri. Io oggettivamente i figli li ho fatti lo stesso, ho fatto delle scelte di vita anche senza queste sicurezze, ma credo che partendo da una situazione diversa in cui le speranze erano maggiori rispetto a questi ragazzi che si sentono forse sempre ripetere che non è un paese per giovani. No, e devo dire, noi apparteniamo a un'associazione di famiglie numerose e le famiglie numerose che in questo momento storico stanno chiedendo aiuto proprio operativamente, cioè a livello di aiutateci, non riusciamo ad arrivare a fine mese, stanno aumentando in modo incredibile. Quindi sentire questi dati, dico, ma noi come associazione, il forum da anni e anni batte su questo tema e invece non si è mai... Certo. Voluto fare nulla, perché ne parliamo, se ne parla, si dice bene, faremo. Voluto fare nulla, perché questo poi è il punto, Gigi. Però io vorrei ritornare sull'apporto dei nonni, che sono una colonna non riconosciuta del sistema del welfare italiano. Su questo non c'è dubbio, anche nella tua esperienza è così. Tu, come dire, hai solo 4 figli, è come dire una cosa che dovresti anche un po' adeguarti, però i nonni ti hanno aiutato molto, hanno aiutato te e tua moglie molto nella gestione degli impegni quotidiani. Allora, i nonni sono fondamentali, però c'è da dire che in questo paese viviamo comunque un conflitto intergenerazionale che, ringraziamo Dio, riusciamo in maniera molto serena, ma non so quanto quel 40% dei giovani senza lavoro resterà ancora in silenzio o accetterà di andare a realizzare i loro sogni lavorativi e familiari all'estero. Ecco, come una delle figlie della Bazzani, un figlio. Un figlio in Inghilterra. Sì. Perché il tema non è secondario, perché è vero che noi siamo aiutati, e parlo in maniera generica, non singolarmente, dai nonni, ma è anche vero che questi sono gli stessi nonni che paradossalmente, vivendo al di sopra della loro possibilità, hanno eroso e mangiato un pezzo del futuro mio, di mia moglie e dei miei figli. Quindi questo welfare familiare è anche un modo in cui i nonni ridanno quello che in un certo senso hanno vissuto. Attento al di sopra Costa, delle proprie... che ti guarda. No, Costa può pensare quello che vuole. Fatto sta che io non ci avrò la pensione e invece stiamo ragionando su come far utilizzare. Allora, il tema è veramente serio ed è un tema che, a mio modo di vedere, non si può procrastinare, perché i miei 4 figli, immagino Cristina la stessa situazione, quando usciamo per strada ci dicono vabbè, però hai fatto 4 figli, sono affari tuoi. La persona che mi dice hai fatto 4 figli, sono affari tuoi, è la stessa persona che un giorno beneficerà dei contributi che i miei figli pagheranno, certo, anche a lui, non è che li pagano solo a me. Allora il ragionamento è molto serio e, a mio modo di vedere, se non si trova una soluzione, se non ci si mette tutte le forze politiche attorno a un tavolo, c'è un rischio serio di contrapposizione netta. Prima anche di coinvolgere Costa, che scalpita per intervenire, i modi concreti, le soluzioni concrete ci sarebbero, perché suora Alessandra, anche la benedetta fiscalità, insomma, fiscalità a vantaggio delle famiglie numerose, sarebbe insomma una soluzione importante. Su questo le proposte ci sono state fatte. Noi a Torino nel 2013 abbiamo avuto una settimana sociale tutta sul tema della famiglia e sul tema dei figli e della fiscalità. Sono state portate, il forum porta avanti da tempo la proposta del quoziente familiare. Gli strumenti ci sarebbero, e che come tante altre cose in Italia non vengono poi prese in considerazione. E l'individuo rimane il soggetto a cui lo Stato pensa. Non si pensa
conseguenza in termini di famiglia. Se non si comincia a cambiare lo sguardo, non si... Ma perché, suora Alessandra, è una questione politica? La famiglia non porta voti? Qual è il problema? Ma non credo sia questo, è che... Manca lo sguardo lungo, forse. Manca lo sguardo lungo, manca forse la volontà di mettersi con decisione a lavorare su questi temi e a prendere in considerazione seriamente questo. Cioè, bisogna studiare. Esatto. E non c'è voglia di studiare, perché per fare esatto. una riforma fiscale c'è bisogno di tanto studio. E di non guardare... da un anno all'altro, certo. C'è bisogno di mettere in piedi qualcosa che... Un pizzico di lungimiranza in più ci vorrebbe. Sì. Costa, lei scalpitava perché diciamo che ogni volta che esce fuori questo discorso quello che paghiamo noi è rispetto alle generazioni precedenti, però io vorrei anche dire, senza fare una gara tra chi è più in affanno, no, non che insomma anche i nostri genitori, i nostri nonni sono in visibile, evidente affanno, le pensioni non vengono insomma toccate da anni, arrivano con fatica a fine del mese perché spesso ci sostengono. È un problema complesso perché lo scontro generazionale potrebbe essere, speriamo di no, dietro l'angolo, però poi c'è affanno lo da entrambe le parti. Lo scontro intergenerazionale è la cosa peggiore che può succedere, anche perché si certo. sbaglia, e tutti siamo si sbaglia d'accordo. Integralmente certo. obiettivo. E tutti questo siamo è un d'accordo. Paese che ha dei serissimi problemi nel ripartire dopo una fase di crisi. I problemi continuano a chiamarsi evasione fiscale, perché noi abbiamo un tasso di evasione fiscale che è stratosferico rispetto a tutti i paesi civili, perché questo è un paese dove chi può evade le tasse, e c'è un problema terribile di cultura, per cui non prendiamocela con chi è andato in pensione, perché chi è andato in pensione mediamente, normalmente ha fatto una vita di lavoro e l'ha fatta negli anni in cui si è ricostruito questo paese. Non dimenticatevi che questo era un paese distrutto dalla guerra ed era un paese dove crisi e fame erano delle cose che riguardavano in maniera generalizzata più o meno tutti. Per cui la generazione che oggi è andata in pensione, che è in pensione, è una generazione che i sacrifici li ha fatti, ne ha fatto tanti. Se io chiedo a mia mamma, mia mamma ha 90 anni. Appunto, pure mia nonna l'ha fatto. C'è una generazione... È la generazione dopo, sì, che a mio modo di vedere... Sì, sì, aspetti un attimo. Il primo sacrificio che ha fatto mia mamma è quello di far studiare i figli. Mica ha pensato a comprarsi il televisore o a cambiarsi i mobili. Gigi guardava la generazione la prima cosa che ha fatto successiva. È far studiare i figli. L'ho fatto anch'io. Il problema è che in una società che cambia, in una società che diventa sempre più individuale, in una società che diventa sempre più egoista... Perché questo, perché cambiano le persone. Quando io prima dicevo che bisogna cambiare modello, bisogna cambiare modello, bisogna recuperare qualche valore che ci siamo persi per strada, bisogna cambiare, cercare di vedere le altre persone come delle persone che possiamo aiutare e ci possono aiutare, non come competitor, perché li vediamo, viviamo in competizione con gli altri. E allora forse riusciremo a capire che anziani e giovani sono le due fragilità di questa società strana che realizza il baby boom e poi fa crollare le nascite, che sposta la produzione di ricchezza da dove c'è il lavoro, ed è il motivo per cui non c'è il lavoro, a dove si commercializzano i beni. Per cui se lei fa il contadino scoprirà che le sue mele gliele pagano 20 centesimi e poi le vendono 2 euro al chilo. Peccato che dove gliele pagano 20 centesimi c'è il lavoro, o ci dovrebbe essere il lavoro. E dove invece si realizza la ricchezza ci sono solo pochissime persone, così si capisce perché cresce qualche ricco e aumentano tanti poveri, certo, perché certo. una persona passa da uno stato di normalità ad uno stato di povertà. Succede nel lavoro, succede nella pensione. Proprio così, Costa. Io però vorrei famiglia. Sottolineare quello che lei ha detto, no? Le fragilità che riguardano ovviamente anche gli anziani. Una vostra recente ricerca sull'assistenza agli anziani ha messo in risalto un dato che onestamente fa spavento. 500.000 famiglie si sono di fatto impoverite per garantire ai propri anziani l'assistenza. Hanno venduto case, insomma, si sono impegnati economicamente. E anche questo non è accettabile in una società civile. Questo è assolutamente non è accettabile. Allora, noi abbiamo una popolazione che invecchia. Abbiamo 3 milioni di persone già oggi che hanno più di 80 anni, quindi si stanno avviando verso percorsi di meno autosufficienza, perché è normale che uno, superata quella soglia, inizi ad essere meno autosufficiente. Non esiste una politica che guarda queste persone e le tratta come persone. Guardate, l'invecchiamento della popolazione è un elemento di civiltà.
e la civiltà è quella che abbiamo sentito prima in Giappone, però parte dal concetto che c'è il pieno lavoro. Io a proposito di questo, visto che Costa ha richiamato il nostro Tezzuro, Tezzuro vuole chiedere qualcosa in più, ci ha spiegato degli anziani che si prestano a reggere servizi socialmente utili, ci ha detto anche che c'è una fascia che è ritenuta pre-elderly, pre-vecchiaia, insomma, che si prospetta un'età lavorativa fino ai 75 anni. Mi piacerebbe sapere come sono guardati gli anziani in Giappone, cioè sono quelli che incarnano la saggezza, cioè quel rispetto che noi un po' abbiamo perduto. Che rapporto c'è con gli anziani? Perché ne sappiamo poco sul Giappone. Certamente il Giappone è la vecchia tradizione che rispettare anziani, ma io vedo che i giovani di oggi non sono tanto come ai tempi nostri, cioè non hanno più quel rapporto, soprattutto il Giappone è quando arriva massimo 20-22 anni, va via, esce da casa, quindi vive da solo, quindi perde il rapporto. Anche in Giappone il rispetto è venuto meno? Si è sfaldato il rapporto. Anche in Giappone il rispetto è calato? Rispetto... Sì, ci sta dicendo che si sfaldano i rapporti familiari. Familiari, certamente. Sì, adesso dicono non familiare uninucleare, cioè sono piccolo. Adesso, infatti, anche in Giappone capita di trovare anziani deceduti da un mese, trovato dopo perché vive da solo. Questo capita anche in Giappone. Certamente in Giappone c'è sistema di come se si vicini di casa, quindi cercano di controllare tra di loro, ma nonostante tutto capita questo, quindi purtroppo... Il problema c'è, suora Alessandra, c'è un problema del prendersi cura reciproco. Lei accennava prima, Tezzuro ci diceva che insomma ci sono i vicini, ma questo comincia a essere il problema di una società che invecchia. Io so che c'è un modello a cui lei guarda con grande interesse, è il pensiero di una filosofa canadese che potrebbe essere una grande rivoluzione, che va al di là del discorso meno ore di lavoro, più lavoro per tutti, proprio il concetto del lavoro che cambia. Ci dice in due parole di che si tratta? Questa proposta che è stata lanciata ormai qualche anno fa da questa filosofa canadese Jennifer Nedeschi mette insieme diversi temi, il tema della trasformazione del lavoro, lavoro 4.0, oggi si sta parlando della personalità giuridica dei robot, per dire a che livello siamo di automatizzazione su alcuni versanti. No? Quindi trasformazione del lavoro, invecchiamento della società, richiesta di cura e appunto lavoro, famiglia, possibilità di far figli, tema quanto questo deve ricadere sulle donne o su tutti. Un proverbio africano dice per crescere un bambino ci vuole un intero villaggio, siamo tutti che dobbiamo occuparcene. Allora lei propone questa cosa, che il lavoro sia part time per tutti, nel senso nessuno dovrebbe dedicare al lavoro più di 30 ore a settimana. Nessuno dovrebbe però al contempo dedicare alla cura degli altri in famiglia e nella comunità di riferimento meno di 12 ore alla settimana, questa è la sua proposta, il che vuol dire che della cura ci prendiamo cura tutti, che degli altri siamo tutti responsabili. È una strada percorribile economicamente, fattibile? Sarebbe fattibile se il sistema cambia. Lei dice che proprio nei contratti bisognerebbe, perché ovviamente se la cura non è più appaltata ci saranno meno spese di cura, anche se ci deve essere poi una cura organizzata e bisogna... Cioè, immaginiamo un mondo diverso, poi se lo immaginiamo e vediamo che funziona capiamo come possiamo arrivarci, in cui è importante che ognuno capisca che la sua vocazione al lavoro è fare un determinato tipo di lavoro ma anche occuparsi degli altri, e qui recuperiamo anche tutto quel tema e quei valori di cui si diceva, e questo fa parte del pacchetto. Come un tempo le ferie non esistevano, sono diventate un diritto, così l'occuparsi della cura, almeno Jennifer Nedeschi dice esistono lavori per cui se sto lavorando ad un progetto importante devo dedicare tanto tempo, non dico che in quella settimana devo lavorare solo 30 ore, in quel periodo dedico tutto quello che c'è da dedicare, ma so che ho della cura da recuperare quando ho finito quel momento. C'è una rivoluzione qua dentro, non so se l'avete capito. Non sarebbe male questa cosa qua. No, a patto che iniziamo a pensare per esempio alla domiciliarità. Esatto. Per esempio una delle cose che manca in questo paese è garantire alle persone anziane di continuare a vivere la propria vita nel proprio domicilio. Beh, quella mi sembra una strada che lo consentirebbe. Però guardi che questo significa che dobbiamo ripensare l'urbanizzazione delle città, dobbiamo ripensare il quartiere. Lei lo sa che l'80% degli anziani vivono in casa di proprietà?
Ma lo sa che il 76% di quelle case non hanno un ascensore? Ce lo raccontiamo cui, spesso con voi Lauser qui per a Per cui Simone. Senza un ascensore, basta un ascensore che ti impedisce la domiciliarità. Allora, come no? Allora dovremmo ripensare proprio il modo con cui viviamo a 360 Ci vuole gradi. Una rivoluzione culturale, su questo non c'è dubbio. Andiamo da Simone. Per quello sì, cominciamo, ci sono arrivati già tanti messaggi. Cominciamo da Antonella. Sono la mamma di una ragazza che lavora in Giappone. Oltre ad essere un paese civile, si ha una particolare attenzione verso i neo genitori. Vi dico solo che per Natale mia figlia è venuta in vacanza in Italia e non vedeva l'ora di tornare a casa in Giappone, chiaramente. Continuiamo con Matilde. Se c'è questa realtà in Italia, la colpa è del governo che non ha saputo garantire il bene più grande, la famiglia. Ora la maggior parte dei bambini è affidata ai nonni, che spesso devono mantenere anche i propri figli. E per finire chiudiamo con Maria Teresa. Ma come si fa a parlare di figli quando non c'è il lavoro? Rispondetemi a questa domanda. Ecco, io, come si fa? Intanto però Tezzuro, è vero che siete così accogliente nei confronti dei giovani Tezzuro, genitori? Tezzuro è l'unico giapponese che vuole rimanere in Italia, però penso di aver capito. Ma, allora, dovremmo chiedergli perché è rimasto e questa è un'altra puntata, allora, un altro capitolo. Allora, io penso che non è che i giapponesi sono più accoglienti. Mm. I giapponesi hanno forse più senso di dovere confronti ai altri. Per questo, infatti, italiani, singolo, è molto accogliente. Io ho tanti amici, veramente, darebbe tutto per me. Invece in Giappone è un po' diverso, perché allora Ferrovieri alla stazione assiste i passeggeri, proprio modo da dedicare tutto, ma vicino, che sta vicino, non è che prende tua borsa e porta, perché non è... come si può dire, non è un dovere, no? Questo è un aiuto, mentre Ferroviere è dovere, quindi fa tutto, anche scuola, insegnanti come scuola, anche scuola materna, veramente lavorano molto bene, ma io penso che soprattutto per il senso del dovere, non dico che non ha amore, sicuramente ce l'avrà, ma è più portato per dovere, per questo in Giappone si vive bene in genere, perché... Uno se perde qualche cosa ritrova, se chiede aiuto a voce o aiuto alla forza dell'ordine ti dà subito, perché loro sentono il dovere di farlo, ma non è che... È stato chiarissimo Tezzuro. È così. La prossima volta però lei verrà qui e ci racconterà perché ha scelto l'Italia, che cosa ha trovato, ce lo racconta perché ci vorrà una puntata, immagino, c'è una vita da raccontare. Allora Gigi, c'è un'altra cosa che dobbiamo recuperare, oltre alle culle piene, è quella vitalità che secondo quanto racconta il demografo Alessandro Rosina, lo vediamo in un articolo di vita.it, in Italia si sta perdendo gradualmente, speranza abbiamo detto, ma anche vitalità. Se qui ci arrendiamo... Sì, io credo che sia proprio una questione di mentalità, cioè noi partiamo, abbiamo una mentalità sconfitta. Perché? Perché le persone, i giovani, non vedono una prospettiva, pensano che comunque è tanto inutile che mi faccio incontro, tanto so già come va a finire. Ecco, noi dobbiamo rompere questa visione, però io lo ripeto, siamo arrivati a un punto di non ritorno. Cioè, qua dovremmo prendere, veramente, il forum adesso si attrezzerà in questo senso, tutti... i parlamentari, tutte le forze politiche attorno a un tavolo, perché il tema di cui stiamo parlando, cioè il fatto delle culle vuote, non è solo un tema che ha a che fare con un governo piuttosto che un altro, perché sono 40 anni che tutti i governi che si sono seguiti non hanno fatto niente, nessuno. Oggi siamo arrivati a un momento che è il momento più basso, il prossimo anno andrà ancora peggio. O adesso o mai più. A questo punto tocca risalire. O mai più, facendo passare un concetto molto chiaro, che la famiglia non è un malato da curare, ma è la cura del malato, che è il paese. Allora o cambiamo questa tendenza oppure molto probabilmente saremo qua al prossimo anno a ripetere le stesse identiche cose. E su questa chiusa vi ringraziamo, grazie, vi salutiamo. Gigi De Paolo, grazie a suor Alessandra Smerilli, grazie a Enzo Costa, grazie a mamma Cristina, in bocca al lupo, grazie, per i suoi figli. Grazie davvero. Grazie davvero. Allora, Gabriele, due passi consueti, ma è uno, perché due? No, due ci consentono di avvicinare l'ospite. Sì, cortissime, devo dire. Allora, e oggi l'abbiamo detto, è l'8 marzo e allora noi ci facciamo raggiungere da una delle tanti ospiti che riempiranno questo studio. Eccoci. Ben arrivata. Vogliamo presentarla la nostra ospite. Auguri. Ci dica subito il suo nome e che cosa fa nella vita. Piera Moro, faccio un po' di cose. Non te la ricordi, l'hai conosciuta all'ombra dell'albero del bene comune. Sì, esattamente, la memoria mia purtroppo. Faccio la direttrice di un villaggio sosso italiano, quello di Vicenza, e faccio anche il sindaco.
del mio paese. Che sarebbe il paese del, di? Marano Vicentino. Ma come fa a fare tutte queste cose? Lei ha una giornata speciale di 48 ore, non ce l'ha detto. No, è una giornata normale di 24 ore dove si possono fare tutte queste cose. E lei ci riesce? Sì. Perché è una donna, ti rispondo io, ecco perché ci riesce. Perché ci credo. Le due cose insieme. Allora, caro Massimiliano, scoprirai dopo la pubblicità quante donne di valore negli ambiti più diversi possono fare tantissime cose insieme, sì, senza tralasciare gli affetti familiari, insomma l'impegno forse più importante. A tra pochissimi.